Oh, qui ragazzi sta diventando sempre più impegnativa, eh? Questa confezione qua pesa e non poco. Andiamo a vedere cosa c'è dentro. No, vabbè, dai, tanto sapete leggere. Parliamo dell'Evo 2 Pro versione 3. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Vabbè, come avete visto qua parliamo dell'Evo 2 Pro versione 3. Un sensore da un pollice, una camera da 6K, completamente autonomo, 40 minuti di autonomia e 15 km di range. Questo è quello che c'è scritto, naturalmente non sono le mie idee e non sono i miei pensieri. Andiamo a vedere cos'è. Chiaramente qua sta diventando sempre più problematico per me fare gli unboxing, che sapete che non mi piacciono, proprio non li sopporto. Tuttavia, essendo un prodotto abbastanza nuovo, nel senso che... Wow, che bella valigetta! Wow, notevole! Outer Robotics, bella pesantona. Stile, non diciamo militare, perché in questi periodi di guerra non sta bene, però insomma direi che comunque è una valigetta professionale che si apre anche molto comodamente con questi simpatici agganci, quindi abbiamo la sicurezza che è qua, si apre, non so se si vede, dopo ve lo faccio vedere bene. Andiamo a vedere cosa c'è all'interno. Wow! Sì, è proprio l'Autel 2 versione 3, ma ne parliamo subito dopo la sigla. Naturalmente, se volete mettere sulla fiducia così in amblè un bel like, iscrivervi al canale, cliccare sulla campanella, sarebbe sempre molto ben gradito. Ci vediamo fra un attimo. Partiamo subito dal drone, cioè drone, considerando che la valigia pesava un bel po', tirando fuori il drone, onestamente ha di dimensioni importanti. Anzi, guardate, lo voglio paragonare alla Nano Plus, qua che già posseggo colore bianco perché io sono diverso, lo sapete. E questo appunto l'Evo, come vedete, sono dimensioni completamente diverse, ma sono anche destinazioni d'uso completamente diverse, cioè non dobbiamo vedere questo oggetto come un... Cioè, potrebbe essere utilizzato anche in ambito ludico-ricreativo, per l'amor del cielo, c'è chi lo fa e ne conosco tanti che lo fanno. Marco, un caro saluto tra l'altro. Però effettivamente lo vedo più destinato a un utilizzo professionale o similare. Abbiamo la solita apertura in questa maniera, in pieno stile Autel, ma vedremo fra un attimino come funziona tutto il discorso. Proseguiamo con l'unboxing. Qui abbiamo la bellezza di due batterie. Ok, due batterie chiaramente che sono da 7100 mAh, garantiscono quei 40 minuti che ho dichiarato prima che sono scritti nella confezione. Andiamo avanti, vediamo le solite, cioè solite, non è scontato, però insomma se ci sono le eliche di ricambio sono sempre ben gradite. Abbiamo qua una cinghietta da mettersi, suppongo, per il radiocomando e per il controller. Un manualetto di istruzioni che io, come ben sapete, non leggo mai, proprio è diventata quasi una questione di principio, anche perché credo che qualsiasi tipo di prodotto elettronico o tecnologico, se effettivamente vuole essere un miglioramento per la nostra, per noi esseri umani, deve essere facile, deve essere user friendly, per usare un termine americano, cioè non devo star lì a perderci 50 ore per capire come si accende. Ok, vabbè, non entriamo in questa discussione perché potrei metterci delle ore. Qui vediamo il bel caricabatterie con l'adattatore USB Type-C, Type-C per fare le connessioni direttamente. Ah, eccolo qua. E questo invece è l'adattatore stile europeo per appunto questo tipo di adattatore. Il sistema è direi singolo, quindi la batteria viene messa qua in pieno stile Outlook, poi viene collegato alla sua batteria naturalmente in questo modo e poi si collega alla 220 volt. Non so se c'è proprio, ribadisco, lo sto aprendo insieme a voi.
Ah, abbiamo un altro caricatore da tipo quello del Nano Plus, che ha parecchi watt, mi pare, una sessantina di watt. Dopo poi ve lo lascio scritto qui nella descrizione. Ho tenuto per ultimo il radiocomando perché secondo me questo è una cosa un po' diversa, effettivamente. Effettivamente, primissima impressione, prima volta che lo vedo, no, non è vero, ne ho parlato nell'articolo, trovate qui in descrizione un primo breve accenno a questo tipo di controller, si chiama Smart Controller SE, garantisce appunto 15 km in FCC e 8 km in CE. Ora sapete bene che queste distanze non sono ammissibili per un volo in VLOS e nell'Open Category, cioè nel senso che noi dobbiamo sempre comunque tenere il drone nella linea visiva del pilota. Però il fatto che abbiano questa potenza per operazioni specifiche o comunque in BVLOS, cioè il fatto di avere una portata del radiocomando così importante, è comunque una garanzia in più. Qui dietro, lo sto guardando proprio adesso insieme a voi, abbiamo un picco, ma bellino, ma che bellino che è! Penso che dovrei fare una recensione solo per questo. Ah, qui dietro un piccolo stand che lo può permettere di appoggiare, vedete un po', eccolo qua, l'ho appoggiato tranquillamente, in modo da avere il display verso di noi. Da qualche parte, eccoli qua, ci sono anche gli stick, ci sono gli sticker amovibili, ormai lo stile è questo qua, quindi massima trasportabilità, massima semplicità, e prima o poi riuscirò anche ad evitare, lo prometto. Sì, dai, che sono fatta, guarda qua, l'ho evitato, uno, adesso faccio anche l'altro. Beh, decisamente adesso, come sapete, io non faccio marketing, nel senso che non troverete qui sul canale, se non salvo rarissimi casi, proprio dei link per descrizioni e per acquistare il materiale in affiliazione con risparmi, sconti, coupon, o vi consiglio questo o quell'altro costruttore o rivenditore. Io devo dire però che allora, l'Auto il Nano, cioè sì, scusate, ciao, l'Auto il Nano era quello lì. L'Auto Evo 2 Plus versione 3, no, riprovo. L'Auto Evo 2 Pro versione 3 proprio perché ha delle migliorie a livello tecnologico interno. Esteticamente non è cambiato un granché, se non magari un pochino qui davanti, vado a memoria. Qui abbiamo chiaramente il loro solito protegge gimbal, la camera un 6K, qui il solito ingresso per le schedine SD, vediamo. Ah, non ce la faccio, prima o poi ce la faccio, giuro. Ma comunque di questo ne parleremo dopo. Qui sotto abbiamo tutta la sensoristica, eccetera, eccetera. Volevo proseguire il discorso del controller, perché effettivamente, cioè, sarà un grandissimo oggetto anche questo drone. Lo proverò appena possibile. Il meteo veramente non aiuta in questi giorni. Siamo in novembre, giusto che piove, giusto che ci sia la nebbia, però onestamente, quello che mi fa veramente, mi dà un gran piacere vedere questo qua, è questo controller che lo avevo già visto negli stand di Droni Pro nella fiera di Drone Italy a Bologna. Però visto così, tenuto in mano, onestamente mi sembra proprio un bell'oggetto. Riuscirò anche, eccolo qua, a fissare le antenne. Allora, Droni Pro, perché l'ho citato? Come dicevo prima, non faccio quasi mai, se non in rarissime occasioni, pubblicità o sponsorizzazione qui sul nostro canale, sul canale Dronezine di YouTube, sulla piattaforma in modo particolare. Però va detto che questo tipo di oggetto mi è stato appunto dato gentilmente da Antonio Zenzola di Droni Pro, che è il rivenditore ufficiale di Autel Robotics per l'Italia, ma soprattutto è l'assistenza ufficiale italiana in Europa per Autel. Questo è un bel vantaggio, nel senso che, e torno a un messaggio pubblicitario, lo ribadisco, nel senso che molti di noi, io poi in modo particolare, ma quasi tutti, anche voi nei commenti, mi avete parlato della scarsa assistenza che c'è con alcuni prodotti, cito Absan, cito Unique, cito altre marche magari meno conosciute, oppure anche la stessa Parrot, che purtroppo è sparita un po' nell'orizzonte temporale del settore dei droni. E anche di auto avete detto: sì, sono bei prodotti, effettivamente è vero, però l'assistenza è scarsissima. Bene, Antonio Zenzolo, per l'appunto, con il marchio Droni Pro, nuovo brand che tratterà gli auto e l'assistenza autorizzata di auto in Italia, vuole garantire, grazie al suo polo tecnologico giù a Bari, un'assistenza a livello italiano consistente.
Quindi anche l'utente finale, l'utilizzatore che sia professionale o ricreativo, deve avere una risposta, non dico immediata perché l'immediatezza non esiste, però una risposta rapida, un confronto con un call center e un operatore italiano che gli possa dare l'assistenza che è necessaria. Perché ricordo che questi oggetti, anche se costano un pochino meno della concorrenza, e qui non si può fare meno di parlare del Mavic 3, anche se costano un pochino meno, comunque costano. Cioè, parliamo di un oggetto, ve lo lascio scritto qui in descrizione, di oltre 2.000 e passa euro. Tornando a questo radiocomando, sono abbastanza, non dico eccitato perché non sta bene, però mi piace, cioè è veramente carino. Ah, ecco, se posso dire subito, non mi piace avere gli stick così distanti. Questa è un po' una malinconia che ha Autel, che l'ha un po' sempre avuta, no? Anche nei controller precedenti. Ora non si accende perché devo caricare le batterie, però il primo contatto, proprio così, è veramente notevole, mi piace davvero tanto. Passiamo a vedere invece, tengo qui la valigia come supporto, che è simpatica. Andiamo a vedere invece il drone, l'Autel 2 Evo Pro versione 3. Allora, qui come dicevo prima, subito compare una bella camera 6K, che tra l'altro leggevo sul sito appunto di Drone Pro, ma anche in quello di Autel naturalmente, che è un payload che si può cambiare, quindi si può montare tranquillamente una termocamera. Abbiamo tutta una serie di sensori per l'evitamento degli ostacoli con un comparto veramente degno di nota, quindi abbiamo due superiori, due laterali da una parte, due laterali dall'altra, i due davanti, i due dietro e anche sotto abbiamo gli ultrasuoni, pardon, e un'altra telecamera, altre due telecamere. Quindi direi che a livello di rilevamento ostacoli mi aspetto grandi cose da questo oggetto. Tra l'altro provai tempo addietro, feci proprio una prova al mio campovolo, passando in mezzo agli ostacoli, in mezzo agli alberi, facendo appunto dribblando gli ostacoli, ed è veramente notevole. Questa è la versione ancora 1, quindi non oso pensare a cosa può essere diventato. E chiaramente con la batteria inserita è abbastanza pesante, non mi aspetto nulla di diverso da questo tipo di drone. Certamente non è da usare in un ambito cittadino, negli open category, o meglio, si potrà usare nell'open category, però nella categoria 3, nel senso che comunque è un oggetto, secondo me, destinato a un pubblico più professionale. Si vede già da subito la differenza di questo tipo di controller rispetto a quello del DJI RC. Abbiamo dimensioni completamente diverse. Va anche detto che questo oggetto, in fin dei conti, costa circa 300 euro ed è destinato a un utilizzo tipo con il Mini 3 Pro o anche con il Mavic 3 classico, con il Mavic 3, insomma comunque sia, è un bel oggetto che io consiglio per chi ha dei droni DJI, ma nulla a che vedere con questo. Qui parliamo di, prima di tutto, cifre diverse, oltre 800 euro, e lascio scritto qui quanto è il costo reale, e parliamo di un display appunto di una certa diagonale, luminosità a 800 nits, quindi superiore a quella dell'RC Pro, scusate, dell'RC normale, e inferiore a quella dell'RC DJI RC Pro. Insomma, direi che può fare, diciamo così, il suo concorrente diretto, secondo me, è lo smart controller DJI RC Pro, insomma, in poche parole, o lo smart controller vecchia versione o il DJI RC Pro. Oggetto notevole con queste antenne molto grandi, molto direzionali. Secondo me, insomma, sono curioso di vederlo sul campo perché davvero mi sembra, scusate, sto intanto curiosando mentre parlo con voi. Sì, qui abbiamo tra l'altro un ingresso per la scheda micro SD, un ingresso per un USB normale tipo A, che probabilmente sarà anche un'uscita, e un'uscita HDMI o HDMI, che dir si voglia. Mettete un po' la pronuncia inglese o italiana come meglio preferite. Qua dietro abbiamo un bel altoparlantone che suppongo faccia un discreto rumore, e qui, stando alle caratteristiche di targa, se ce la faccio, sì, abbiamo la batteria intercambiabile. Ribadisco, questo secondo me è un gran oggetto. Batteria intercambiabile che comunque garantisce 3 ore di autonomia, e il fatto di poterla togliere così semplicemente, chip e chop, significa che se state facendo un'operazione, una missione in un ambiente un po' fuori, insomma lontano, eccetera eccetera, non avete la possibilità di ricaricarlo, dovete comunque operare immediatamente, con questo fatto è già dentro, cioè veramente siete operativi in pochissimo tempo.
Mentre sto caricando le batterie, volevo terminare un attimino il mio primo pensiero. Non sarà un video lungo, come vi avevo anticipato. Certamente devo provarlo all'esterno, cioè non posso fare una recensione parlando di un oggetto che ancora non ho provato. Ma sicuramente va detto che questo Autoelevo 2 versione 3 Pro, come abbiamo già ricordato prima, ormai qui diventano sempre più lunghi i nomi dei droni, anche da ricordare per noi che facciamo questo mestiere, non è semplice, tante volte si confondono. Insomma, diciamo che questo oggetto, tra l'altro, con la possibilità di avere il payload intercambiabile, questa camera da 6K, è prevista anche la possibilità di montare eventualmente una termocamera. Inoltre, il firmware di questo oggetto permette di fare le missioni fotogrammetriche, che non è male. Questo controller, che ho già detto, secondo me è veramente un bell'oggetto, viene venduto insieme al valigione, quindi qui voi con 2.400 rotti euro, adesso il prezzo esatto deve essere 2.499, che costa un pochino meno, mi sembra, del Mavic 3 Pro. Inoltre non c'è questo controller contenuto, quindi sicuramente il prezzo è interessante. Bisogna vedere come lavorerà e questo lo impareremo presto. Il controller lavora in teoria per l'estero, quindi laddove è permessa la possibilità di lavorare in FCC su tre bande, quindi abbiamo la 5,8, la 2,4 GHz e la 900 MHz. In Europa, in Italia in modo particolare, la 900 MHz non è ammissibile perché in CE mode non è possibile. Chi di voi saprà bene che ha dovuto comprare o cambiare il televisore perché le bande, eccetera, eccetera, destinate al digitale terrestre sono state tolte e destinate a 5G. Vabbè, ho fatto un piccolo di excursus sulla radiofrequenza. Quindi la 900 MHz per questo tipo di controller in Italia non è utilizzabile. Non mi rimane che caricare le batterie, sperare che il tempo sia un pochino più clemente. Vi invito, se questa brevissima presentazione di questo oggetto vi è piaciuta, a mettere un bel like, un pollicione in su, a iscrivervi al canale, a cliccare sulla campanella per non perdere i futuri aggiornamenti. Ci vediamo molto molto presto, lo prometto, anzi spero proprio che il meteo sia clemente, per fare una prova sul campo con questo Autoelevo 2 Pro versione 3. A tutti, buona visione e buon proseguimento su YouTube. Ciao!